Il turista tedesco ama venire in Italia e lo ritiene il miglior posto dove si può fare le vacanze, ma se ha 1000 euro da spendere per una settimana, non vuole trovarsi alla fine della settimana 1200 euro. E lo sapete che questo è un fenomeno che bisogna correggere, perché uno arriva, poi non sono conteggiate nella cifra che lui ha messo in conto tutta una serie di spese che sarà obbligato a fare. E qui c'è un lavoro che riguarda anche la formazione complessiva. Infatti il tedesco dove va? Nel surrogato dell'Italia, che è la Spagna, cioè nel paese che assomiglia di più. Va là perché sa che se sono 1000 euro sono 1000 euro, non 1200, perché quei 1200 lui dice che non li vuole spendere e non si è programmato così. Noi non ragioniamo così, perché se andiamo all'estero e sappiamo che dobbiamo spendere 1000 euro, che il costo è 1000 euro, abbiamo già messo in conto che spenderemo di più. C'è chi ragiona in un altro modo e si programma in un altro modo, ed è un fattore importante. La cultura vuol dire valorizzare tutti quegli elementi che consentono di attrarre ulteriormente a vedere il paese con maggiori monumenti al mondo. Abbiamo un piano di dismissioni importante, anche qua dobbiamo dare la certezza: uno vuole comprare una cosa, gliela lasciamo comprare. In questi giorni sto vedendo la situazione di uno sceicco che voleva comprare ad Aci Reale un albergo. 7 anni fa aveva offerto 50 milioni e non è ancora riuscito a portarselo a casa. E nel frattempo l'albergo, che quando aveva fatto l'offerta funzionava, vuole farlo diventare un Hilton, pare che sia una posizione molto bella, che funzionava, è diventato un rottame, perché va chiuso, si è sfasciato, è tutto è un disastro, e quindi prenderemo anche meno dei 50 che ci aveva offerto. Ma per dire le cose che dobbiamo semplificare, il piano di dismissione, favorire gli investimenti nel mercato immobiliare. Una cosetta, vi sarete accorti che l'abbiamo fatta: abbiamo tolto l'IMU alle case sfitte di proprietà di aziende che le hanno costruite sperando di vendere e non stanno vendendo. La casa gli si abbassa di prezzo, non prendono nessun reddito perché non l'affittano, non l'hanno affittata, non riescono ad affittarla, e noi abbiamo anche messo l'IMU, gliel'abbiamo tolta. Infine vogliamo favorire l'investimento di capitali privati per realizzare infrastrutture in Italia con meccanismi che consentano, sono di fatto meccanismi che favoriscono il credito senza incidere sul rapporto deficit-PIL. Vieni, fai l'investimento, ti restituiamo i soldi dell'investimento nel tempo, ma non entriamo nel meccanismo dell'indebitamento che ci complica la vita. Vi ho detto della proposta che faccio per ridurre il costo dell'energia. Abbiamo in mente anche una proposta importante, che dovrebbe andare anche questa a buon fine, sulla possibilità di ottenere credito attraverso l'emissione di mini bond da parte delle aziende non quotate. L'azienda quotata come si procura soldi? Attraverso il meccanismo delle azioni. Un'azienda piccola non quotata, vale anche per la quotata, può per esempio emettere dei bond, cioè delle obbligazioni, e uno che crede in quell'azienda, perché vede che è una buona azienda e darà dei buoni utili, può decidere di comprare quei bond. Questo meccanismo è valso svariati miliardi in giro per l'Europa, e lo vogliamo, in parte esiste ma non ha funzionato ancora bene, e vogliamo attuarlo anche noi. Certo, concludo con questa considerazione, adesso dovrei parlarvi di un sacco di altre misure, ma mi sto rubando troppo tempo, io stesso devo anche andare via. Sarebbe bello poter avere tutti i soldi che servono per fare tutte le cose di cui abbiamo bisogno. Non è così. Dobbiamo ricordarci che non abbiamo tutti i soldi. Perché se avessimo tutti i soldi, non sarebbe un problema amministrare questo paese. È che ne abbiamo pochi e dobbiamo dislocarli in modo tale da ottenere il massimo risultato. È un problema di investimento su un sistema per ottenere la massima resa possibile. Una serie di cose sono, come vi ho cercato di dire, state fatte. Abbiamo anche il problema di avere un paese che ci creda, che non sia ripiegato, che non dica sempre le stesse cose e veda tutto come soltanto qualcosa di negativo. Anche questo è molto importante. Abbiamo il problema quindi di selezionare gli investimenti, e credo che alcune misure che adotteremo, sicuramente ci sarà una misura per esempio per ridurre il cuneo fiscale, anche qua è meglio ridurre il cuneo fiscale o
togliere il PIL. Facendo tutti i conti è meglio operare sul cuneo fiscale, perché sul cuneo fiscale l'efficacia dell'iniziativa è moltiplicata, mentre perché rende più competitivo il prodotto, mentre se vado a ridurre semplicemente una tassa, il prodotto non è detto che si incrementi, comunque non è la stessa misura. Quindi stiamo lavorando con questo spirito. Vi ringrazio dell'attenzione, mi scuso anche se ho dovuto saltare di tema in tema, ma davvero il lavoro che stiamo facendo è un lavoro che darà risultati, ne sono molto convinto, e in particolare alcune iniziative riguardano proprio la nostra regione. È vero, abbiamo anche problemi quando si tratta di avere a che fare con procedure giudiziarie complesse, però anche qua non basta fare i tifosi, anche di fronte alla Riva. Io avevo i tifosi di Riva, hanno ragione Riva contro i magistrati, e i tifosi di magistrati hanno inquinato e distrutto il paese, i Riva, e distrutto a Taranto i Riva, bisogna colpirli. Non è questa la cosa che dobbiamo fare noi. Noi dobbiamo entrare nel merito e capire come, per esempio, in presenza di un sequestro, l'attività produttiva continua. E siamo riusciti a farlo con la Riva Acciai, trovando anche un'intesa con la magistratura. Perché il ragionamento che ho fatto io è questo: se tu mi sequestri il cavallo, va bene, però gli dobbiamo dare da mangiare. Se mi sequestri anche la biada, non gli do da mangiare, mi muore il cavallo. I danni sono di parecchi soggetti, perché intanto l'azienda, torniamo all'azienda, non fa più lavorare i lavoratori. I fornitori, pensate per esempio ai fornitori di rottame, non sanno a chi venderlo e vanno in crisi. I clienti, la Berco per esempio, comprava acciaio dalla Riva Acciaio, dice: mi tocca andare a comprare dalla Thyssen, che è la mia proprietaria, dovete sbrigarvi a darmi il mio acciaio, perché sennò i cingoli per la macchina movimento terra le faccio con l'acciaio della Thyssen, che guarda caso sarebbero anche i miei proprietari. Quindi infine il bene confiscato alla fine varrà di meno se è rotto, se non funziona, se il cavallo è morto, e se per caso avesse, dobbiamo mettere in conto anche questo, ragione il soggetto che oggi è imputato, gli devi restituire il cavallo vivo, non il cavallo morto, no? L'azienda che funziona, non un'azienda che è un rottame. Ecco, oltre ai lavoratori e tutti i costi. Quindi siamo riusciti, con un'ottica molto pragmatica e meno ideologica, ad affrontare i problemi. Adesso abbiamo varie situazioni anche nel Veneto che stiamo seguendo, in alcuni casi complicatissimo, perché quando per esempio il problema dell'elettrodomestico o dell'automobile crolla il consumo, cioè se si comprano metà automobili di prima in Italia, è difficile pensare che gli stabilimenti continuino a produrre il doppio di quanto viene comprato. Ci sono tantissimi ragionamenti da fare, sì, ma perché non hai fatto gli investimenti che ti consentivano di vendere le macchine in India e in Cina? Va bene, però li hai fatti per vendere le macchine in Brasile, dove è la prima fabbrica, la Fiat e il primo venditore di automobili. Ci sono tanti ragionamenti, ma è evidente che oggi qualcosa succede. Lo stesso vale per tutto il filone degli elettrodomestici, perché in questi giorni sto seguendo la vicenda drammatica della Merloni. Ma io penso che se puntiamo su questa idea fondamentale che ha annunciato all'inizio Tiozzo, la condivido fino in fondo: non c'è equità sociale, non c'è benessere se non c'è sviluppo economico. Non è un problema di ridistribuzione, lo dico sempre ai miei colleghi molto radicali di sinistra: guardate che non c'è abbastanza da distribuire per star bene tutti. Dobbiamo impegnarci a ripartire e a produrre di più, e quindi a vedere dove si è bloccato quel meccanismo. Se si produce di più, se c'è più ricchezza a disposizione, se il paese è competitivo, se va a vendere nei mercati in sviluppo, e sono molti, noi possiamo insieme raggiungere due obiettivi: l'occupazione, lo sviluppo, e l'equità sociale e il benessere. Ecco, questo è l'impegno su questo lavoro. Grazie.